presented by Jokonomicon.net. Allora, buongiorno, è una mattinata tremenda e vi ringrazio di essere qui. E abbiamo un caso emblematico di commistione tra gioco e narrativa, o meglio, il gioco è già narrativa, però in questo caso abbiamo una commistione vera e propria, nel senso che presentiamo di Onda d'Abisso, che sono 30 storie di diversi autori a cura di Alessandro Morbidelli, che sei tu. Perfetto. E poi varie altre produzioni che sono invece legate, diciamo, più all'elemento strettamente ludico, come Octopia e altri libri dei fratelli Agaraf, come Il Quinto Cilindro, perdonatemi, Le Rane di Ko Samui e I Ciccioni Esplosivi, il titolo già spiega tutto, Il Sangue Non È Acqua, e dei fratelli Agaraf, che sono uno e uno due. Perfetto, manca solo di presentare te, che sei? Bartolomeo, che è uno degli autori invece di Onda d'Abisso. Allora, io passerei immediatamente loro la parola perché hanno da spiegarci questa cosa, cioè la passione dei giochi di ruolo sicuramente è stata fondante per le vostre iniziative editoriali, principalmente, al di là delle vostri incontri ludici e queste cose. Quando è che avete cominciato a pensare che il gioco, oltre che fruizione ludica vostra, ok, o del vostro gruppo di amici o del vostro pubblico, potesse diventare addirittura operazione editoriale? Prego. Sa. Innanzitutto ringrazio il folto pubblico partecipante che ha sfidato l'acqua, per essere qui questa mattina. Il progetto Paolo Agaraf è nato nel 2001, in realtà, quando abbiamo congiunto due parti della Monade che arrivavano dal mondo dei giochi di ruolo e al mondo della sceneggiatura, con la terza parte che invece era più scrittore a tutto tondo, quantomeno aveva quel classico quadernino che hanno tutti gli aspiranti scrittori, dove raccoglieva i suoi racconti da quando era ragazzo, che si ispiravano, diciamo, sempre un po' sia da una lata agli attori russi e dall'altra ad Alvaro Vitali, quindi non era facile, diciamo, identificare il genere, ma avevano una loro originalità. È iniziata la storia con Le Rane di Ko Samui, che è stato il primo romanzo del ciclo pubblicato dalla casa editrice Pequod, e abbiamo seguito poi un percorso che ci ha portato da un lato a continuare su questo genere che era sull'horror lovecraftiano ma rivisitato con uno spirito ironico e un po' dissacrante, e dall'altro a cercare di seguire più il Lovecraft classico come Nel Sangue Non È Acqua. In ogni caso, venendo due di noi dal mondo dei giochi di ruolo e il terzo più da quello della letteratura, il matrimonio tra queste due parti è nato sin dall'inizio, quindi sin dai primi romanzi che abbiamo pubblicato abbiamo sempre prodotto anche ambientazioni, scenari per giochi di ruolo tratti dai romanzi. Nel 95 in particolare abbiamo avuto la grande soddisfazione di vincere il premio La Maschera e il Volto con Il Sangue Non È Acqua qui a Lucca, per On Stage, per la migliore ambientazione italiana ad On Stage, e comunque è un gioco che abbiamo sempre continuato, perché il punto alla base di questo è: tutti questi romanzi hanno richiesto un bel lavoro d'ambientazione. Quando hai l'ambientazione, quando hai creato i personaggi col metodo classico del gioco di ruolo, costruirci sopra il gioco di ruolo e il gioco di narrazione è facile. E Octopia è proprio la situazione in cui ci siamo divertiti a più livelli, perché da un lato la costruzione del gioco di ruolo, dall'altro coinvolgere in questo gioco i vari autori. Certo, questo è il punto di vista appunto anche dell'editore, ok? Voglio proprio passare la parola anche agli autori nello specifico, in particolare di Onda d'Abisso, ok? Sì. Ci puoi spiegare qual è il tema complessivo di Onda d'Abisso? Io penso, innanzitutto ringrazio anch'io i presenti, e Onda d'Abisso oggi è un'antologia che si sposa perfettamente con l'ambiente, perché Onda d'Abisso è dedicato è ballardiano, sì, e, diciamo, è un'antologia composta da 30 racconti, e gli autori di questi 30 racconti sono personaggi
anche molto noti del panorama del New Wave italiana. C'è Valerio Evangelisti, che ha collaborato con Pelagio D'Afro, che è un altro collettivo di scrittori. C'è Massimo Mongai, che è il secondo premio Urania dopo Valerio Evangelisti, che ha collaborato all'antologia. C'è Alberto Cola, che è l'ultimo premio Urania. Quindi questa è un'antologia che ospita tre premi Urania, e penso che via non ce ne siano tante, no, in giro. Penso tre premi Urania, a parte quelle, le pubblicazioni dell'Urania. A parte le pubblicazioni specifiche dell'Urania, diciamo. È una piccola realtà all'orecchio di Van Gogh, questa casa editrice marchigiana che si è imbarcata su questa avventura. E Onda d'Abisso ospita per l'appunto anche Paolo Agaraf, che, come ha appena spiegato Roberto, è promotore del gioco di ruolo estratto dal racconto e viceversa. Quindi siamo partiti dal racconto Necton, che è un racconto di Paolo Agaraf contenuto in questa antologia, abbiamo creato una ambientazione, e poi gli altri scrittori partecipanti a questa antologia hanno elaborato delle proprie storie giocabili, che poi dopo spiegheremo cosa sono. Due parole per concludere il discorso su Onda d'Abisso. Onda d'Abisso è diviso in tre sezioni, strutturato su tre grandi categorie che riguardano il rapporto tra l'uomo e l'avvicinarsi al mare. La prima categoria, che si chiama Sponde, ospita 10 racconti ambientati completamente sulla terraferma o su quella bagnasciuga, comunque quella linea di contatto tra il nostro mondo e quello acquatico. La seconda categoria riguarda le superfici, quindi il tema della navigazione stesso è sviscerato in maniera più che degna. E nella terza categoria, la categoria a cui appartiene appunto il racconto di Paolo Agaraf, si scende direttamente negli abissi. E avendo fatto questo percorso, io adesso lascerei proprio la parola a quindi, Paolo Agaraf. Perché... Quindi quando ho detto ballardiano non ho detto una parola a caso, è veramente ballardiano. Sì, sì, sì. Per soprattutto non mi viene in mente il titolo, perdonatemi, però quello dell'acqua, deserto, il mondo sommerso. Perfetto. Un po' come siamo qua adesso. Esatto, sì. Un po' come siamo adesso. Progetto Octopia è il nostro tentativo per forzare uno scrittore puro, quindi una persona che non ha mai avuto esperienza di gioco, a scrivere una storia giocabile. Una storia giocabile rispetto... Questo è un bel concetto, voglio proprio che me lo spieghi per filo e per segno. Esatto. Storia giocabile. Una storia giocabile rispetto a una storia da leggere ha diverse particolarità. Una, per esempio, la gestione del punto di vista. Essendo i protagonisti di una storia giocabile i giocatori stessi, il master, è chiaro che un autore non può giocare con i punti di vista, può soltanto mettersi nell'ottica dei giocatori. Può eventualmente nascondere le cose, cercare di renderle più complicate per i giocatori, ma chiaramente non può nascondere tutti i dettagli al lettore, come farebbe magari con una storia normale. Seconda cosa, poiché... Cioè, scusami se ti interrompo, sì. Mette quindi a disposizione più strumenti rispetto alla normale narrativa. Ha meno strumenti rispetto... Meno strumenti un autore di giochi rispetto a uno scrittore, perché uno scrittore ha il controllo totale della storia. Uno scrittore di giochi no, deve lasciare necessariamente una parte del lavoro creativo ai giocatori. Resta il problema di come gestire questo problema per uno scrittore puro, cioè una persona abituata a avere il controllo totale della cosa. Noi ci siamo accorti, scrivendo giochi e scrivendo storie, che in realtà molto del lavoro di scrittura per un gioco di ruolo sta nell'ambientazione. Sono tutte informazioni che sono utili per inventare, per costruire l'ambientazione dove si muoveranno le storie, il palcoscenico in sostanza. E ci siamo accorti anche che una parte di questo lavoro si poteva riportare nell'area del gioco. Scusi, interrompo, perché cerchiamo di condurre anche il pubblico a comprendere quello che hai appena detto, che è anche altrettanto suggestivo. Cioè avete creato un ambiente che permettesse di avere degli ingranaggi narrativi attraverso proprio delle... Sì. Spiegaci come... Ingranaggio narrativo in questo caso significa lasciare spazio agli altri.
Quindi la prima stesura dell'ambientazione non era completa, nel senso che non risponde a tutte le domande. Ci sono dei buchi volutamente lasciati perché gli autori potessero sfruttarli come spine su cui inserire le proprie storie. Storie che chiaramente devono essere inserite nell'ambientazione. Allora, lasciare dei buchi in questo caso significa lasciare spazio alla creatività degli altri autori. Il mondo sommerso, nonché l'onda d'abisso in questo momento. Si sta ribellando. L'altra cosa, noi volevamo tirarci fuori dall'idea del regolamento. La maggior parte dei giochi di ruolo in realtà si basa su un regolamento ben preciso. E poi spesso si vedono delle operazioni dove il regolamento rischia di rubare la scena a quella che è la suggestione del gioco di ruolo, quindi le emozioni che dà muoversi in un mondo diverso dal solito, o frequentare personaggi assolutamente nuovi, diversi da quelli che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni. E qui ci serviva un'idea per portare degli scrittori puri a scrivere di giochi. Come facciamo a suggerire l'idea di gioco di ruolo a una persona che non ha mai visto un regolamento o non ha mai fatto una partita? Cioè, diciamo anche un fruitore occasionale. Esatto.